Siamo, ok. Beh, allora niente, io darei il benvenuto a tutti, vabbè, a parte quelli che si conoscono già, comunque quelli ospiti che diamo il benvenuto ovviamente a chi è ospite, i ragazzi che sono venuti da fuori, di Novi, Novi li stavamo aspettando, abbiamo quelli di Rolo che sono la compagnia, no, sono di Novi. Ah no, ok, perfetto, allora la compagnia è di Novi e poi abbiamo lui che fa le veci del foresto, del multiverso che sta arrivando. Scusate, è l'emozione della prima. La mattina no. Presto è comprensibile. Esatto, la mattina presto perché sono le 8. E, no, semplicemente l'evento per cui abbiamo invitato Matteo, che viene appunto dal canale, viene fuori da YouTube, lui proprio abita dentro YouTube, e lui ha il canale Recensioni Minute e si occupa di recensire giochi da tavolo, quindi con lui avevamo pensato, all'interno di questo evento di cui vedete il titolo qua sotto, che è appunto Giochi Responsabilmente, volevamo provare a dare un quadro un po' a 360 di quelli che sono i giochi, perché ovviamente il gioco ha luci e ombre, ci sono i giochi buoni e i giochi cattivi, non si dice meno buoni, si dice proprio cattivi, nel senso che distruggono vite e fanno danni veramente irreparabili a volte. E quindi martedì sera abbiamo avuto con noi ospiti Vieri Brini e Emanuele Policante, che sono i due registi insieme a cui abbiamo proiettato il film Rifiutati dalla sorte dagli uomini, che è appunto un documentario sulla dipendenza da gioco, quindi è veramente molto, molto interessante, molto bello, anche molto illuminante su quello che è il problema dei giochi slot machine, che quindi ci ha aperto molto gli occhi su quello che è questo problema. E volevamo appunto fare da controaltare quest'oggi con un evento che parlasse dei giochi intelligenti e buoni, ovvero quelli da tavolo, quelli di compagnia, quelli di società, ovvero dove le persone non sono davanti a uno schermo a premere tasti come delle scimmie, ma in cui devono mettere in gioco facoltà intellettive, sociali, molto anche complesse. Quindi vedete apparecchiato, c'è una tavolata in cui ce ne sono una porzione di quelli che possono essere i giochi da tavolo disponibili adesso sul mercato. Abbiamo scelto giochi da tavolo e non videogiochi, perché videogiochi è praticamente un mondo a parte, quindi l'abbiamo volutamente esclusi da questo ambito, ma ci sarebbero anche loro. E quindi chiederei adesso a Matteo, che è qui con noi appunto, di presentarsi un attimo, se vuole fare una piccola presentazione, se vuole, per poi appunto andare a introdurre che cos'è, ad esempio la prima domanda che mi viene è che cos'è un gioco, per prima, la cosa che magari può essere la domanda principale perché uno si pone, che cos'è un gioco? Ok, allora innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato, ciao a tutti, sono Matteo, come diceva giustamente Marco, io sono diciamo la faccia che sta sul canale Recensioni Minute. Il mio scopo sul canale è presentare i giochi in pochissimo tempo, solitamente i miei filmati più lunghi raggiungono i 5 minuti, diciamo che mi assesto su questa durata, e non nascondo quindi che mi sentivo spaventato dalla conferenza in sé, perché appunto fino a 5 minuti sono capace, in realtà andare oltre no, non so bene come gestire il tempo, nel senso soprattutto su un argomento come il gioco che mi appassiona, su cui ho tantissimo da voler raccontare, da voler interagire, da voler respirare, in realtà la mia paura era andare troppo lungo, quindi vabbè, ho messo giù una scaletta così sappiate che al massimo arrivo a questa lunghezza di cose da dire e cercherò un po' di contenere, diciamo mi sono suddiviso in pezzettine da 5 minuti così è più facile per tutti, sono sicuro di stare a posto con le... Io cerco di cronometrare, se vai oltre ti interrompo, che così perfetto. Non vai nel panico. Ottimo, no, mi facevi la domanda sul gioco, volevo tranquillizzare tutti dicendo che oggi leggeremo insieme il regolamento del Monopoly, ci mettiamo con calma qua, facciamo una bella partita lunga fino in fondo e così capiamo subito cosa è il gioco. No, questa era un po' per rompere il ghiaccio, più che altro perché secondo me quando si parla di gioco da tavolo per non addetti ai lavori, cioè per chi di fatto non si trova in una ludoteca, in un'associazione, in un posto dove vuole giocare,
questo è il titolo che viene in mente, diciamo, forse più che un sogno, un incubo per qualcuno, non lo so. In realtà ha dei pregi questo Monopoly, uno fra tutti che ha aperto la porta ai giochi da tavolo come concezione, togliendosi dai giochi da tavoliere storici. Siamo andati un po' oltre, diciamo, c'è stata un'evoluzione come per tutte le cose, quindi come per i giocatori di calcio, come per l'arte, insomma, si è andati avanti da questo che è il nonno dei giochi da tavolo. Mi chiedevi cos'è il giocare e ti rispondo facendo un piccolo passo indietro. In realtà il processo mentale che vorrei far suscitare in voi che siete qua oggi è sul concetto di divertimento. Partiamo da questo concetto. Cioè, divertimento, la definizione da vocabolario che ho trovato è allontanare la mente da preoccupazioni e pensieri con un'attività e un'occupazione piacevole. Questo è il divertimento, il divertere dei latini, cioè il separarsi da quello che è usuale per un piacere, perché no? Cioè, perché ci si può anche separare dall'usuale facendo cose noiosissime, non è il divertimento. Divertimento che può essere su tante sfaccettature, c'è chi si diverte ad andare sulle montagne russe, il brivido, l'attesa della discesa, il fatto di avere l'adrenalina, l'effetto del vuoto, a qualcuno le montagne russe sono un qualcosa da tenere ben lontano dalla propria cosa. Altri si divertono tantissimo con le feste, andare ai party dove ci sono tantissime persone, dove si può bere, dove c'è alta interazione sociale, dove magari c'è musica, eccetera. C'è chi invece solo il concetto di entrare in una sala affollata con la gente addosso, tipo francobolli così, è un po' meno divertente. C'è chi si diverte ad esempio con la settimana enigmistica, che si mette lì, si apre sul divano la sua settimana enigmistica, si fa il cruciverba, si fa la ricerca dell'immagine nascosta. E queste sono tutti concetti di divertimento. C'è chi si diverte a fare una sfida a scacchi, magari sulle tre partite con un altro giocatore, fa una giornata intera a giocare a scacchi. Ognuno si diverte come vuole, ok? E su questo siamo tutti d'accordo, nel senso, e tutti cerchiamo in qualche modo però anche di convincere gli altri che il nostro divertimento sia un po' più divertente del divertimento degli altri, fa parte della natura umana, secondo me. Quello che abbiamo trovato appunto nel giocare, principalmente nei giochi da tavolo, secondo me, correggimi se sbaglio, è che un po' tutti questi tipi di divertimento puoi trovarli. Noi qua abbiamo fatto una selezione di giochi, devo essere sincero, avevo iniziato col pensare ai giochi più classici, a quelli più famosi da un certo punto di vista, quelli che magari sono i più giocati, i più venduti, però ho detto ma no, facciamo l'effetto wow, cioè mi sono portato dietro, sono onesto, i giochi che sul tavolo hanno più meccaniche diverse fra loro e che attirano in qualche modo l'attenzione di ciascuno su quello che notoriamente lo diverte di più. Quindi anche qua troverete qualcosa che può essere tipo montagna russa, cioè che c'ha il brivido, l'imprevisto, l'adrenalina, c'è un qualcosa che invece punta molto sull'interazione sociale, c'è qualcosa che punta molto invece su un qualcosa come una sfida di intelletti, insomma questa è un po' una panoramica. Il giocare, diciamo che questo non sarà la seduta per parlare del giocare, perché altrimenti probabilmente non andremmo più a casa. Sono conferenze di ore che parlano. Esatto, vuol dire del giocare. In realtà vi posso segnalare, giusto come piccola parentesi, questo libro, a chi può interessare, di Johan Huizinga, intitolato Homo Ludens, che in realtà racchiude tutta l'essenza del giocare sotto diversi punti di vista. Parla di giocare nell'arte, giocare nella lingua, giocare nella società, giocare nella guerra. In realtà per far capire che l'uomo, come tutti gli animali, gioca e utilizza il giocare per avanzare nella propria società. Ci sono popolazioni che, anziché guerreggiare, fanno delle sorta di giochi in cui ci si scambia regali sempre più grossi per riuscire a contraccambiare e sovrastare l'altro. Fare questa cosa in realtà porta ovviamente anche a dei sacrifici della popolazione che deve fare il regalo più bello, eccetera, e risolvono i conflitti in questo modo. Abbiamo tutti l'esempio degli animali che giocano fin da cuccioli, giocano alla lotta, giocano a qualcosa, cioè un qualsiasi cagnolino che trovate in giro, se gli fate vedere il bastoncino lo fate andare a prendere, a meno che non è un cane che pesa 110 kg ed è mollissimo, andrà a prendere il bastoncino, sa giocare. Quindi il concetto di giocare esiste. Io ho trovato delle definizioni, ad esempio Huizinga stesso lo definisce come il cerchio magico, che è uno spazio protetto e sacro da non violare. Lui intende tutto quello che è all'interno di questo cerchio magico è gioco. Ci sono delle regole, ci saranno delle direttive, quello che è dentro è gioco, tutto il resto è reale. In realtà solitamente si contrasta gioco con serio, si mette in contrapposizione quello che è gioco e quello che è serio. In realtà è quello che è gioco e quello che è reale. Altre definizioni, Sid Meier ad esempio dice, sono una serie di scelte significative.
può essere un'altra definizione che può calzare con quello che abbiamo in tavola. Ernest Adams invece sono delle sfide in un ambiente simulato, quindi mettersi a sfidare se stessi, un avversario, il gioco stesso, in un ambiente simulato. Abbiamo Ralph Koster che parla invece di imparare a riconoscere dei pattern, quello che facciamo abitualmente tutte le mattine quando ci svegliamo, insomma, il vestirci in automatico anche se stiamo completamente dormendo, guidare fino al posto di lavoro. In realtà il nostro cervello ha voglia di riconoscere un pattern, una struttura ben definita. Nei giochi, quelli che piacciono di più, è dove questo pattern è facilmente comprensibile e si arriva al fine della partita. La definizione che più mi ha colpito, in realtà, che l'ho sentita dare da Spartaco Albertarelli, nostro italiano famosissimo game designer, e grazie a lui se abbiamo il risico in Italia, diciamo, quindi è lui che ha portato questa cosa, lui lo definisce come un qualcosa di inutile. Il gioco, cioè, se volete, è scioccante da un lato, diciamo, cavolo, noi ci perdiamo le ore ogni settimana a giocare ed è inutile. Secondo me è proprio quello che definisce il concetto di gioco. Nel momento in cui è utile, ci porta a casa la pagnotta, è qualcosa, comincia a diventare lavoro, comincia a diventare magari un'applicazione dei concetti di gioco, come può essere la gamification, magari non so se ne avete sentito parlare, insomma, per motivare, per affezionare il cliente, per tanti altri scopi, ma non si parla più di giocare. Questo è la, sì, il, appunto, giusto per chiudere nella, nei 5 minuti promessi. Dopo poi appunto ci sono tantissime sfaccettature, per cui ci sono diverse scuole di pensiero, se poi volete andarvi a trovare della bibliografia è veramente sconfinata da questo punto di vista su che cos'è il gioco, che cosa non è, che cosa, quali sono i contrari del gioco, cioè che appunto hai fatto l'esempio del lavoro, il contrario del giocare, in realtà addirittura chi definisce il lavoro una similitudine di giocare, ed è la depressione in realtà il contrario del gioco, non è il lavoro e il gioco sono il contrario della depressione, però appunto sono sfaccettature di una stessa, di tante facce della stessa medaglia. Ma ci tengo tra l'altro a dire adesso che dici così, in realtà, che il concetto di gioco come un qualcosa di serio, al di là di noi che siamo appassionati di gioco da tavolo, in realtà lo riconosciamo anche nei bambini stessi. Se ci pensate, quando voi giocate con un bambino a un gioco che vi propone lui, i bambini sono i migliori game designer che esistano, noi stessi da bambini inventavamo dei giochi con cui passavamo l'intero pomeriggio, magari con palloncini di legno e poco altro, in realtà inventavamo dei veri e propri giochi, quindi game designer fantastici, e in realtà si arrabbiano se voi provate a barare, se provate a cambiare le regole, cioè per loro il momento del gioco, che sanno benissimo che non stiamo giocando davvero a fare l'asilo, cioè io sono la maestra ma è per finta, però ci tengono che sia serio, che il gioco abbia una definizione, che non si può giocare e non giocare, insomma. Citando, questo. I giochi sono una cosa seria. I giochi sono una cosa seria, soprattutto per i bambini che... Vediamo appunto che sono... appunto abbiamo, certo, gli esempi in sala. E, però appunto questa parte, questa contrapposizione porta delle volte spesso... i profani dei giochi, quindi quelli esterni, quelli che non giocano abitualmente, ad avere una serie anche di un po' di osteggiarlo il gioco, dire il gioco non serve a niente, è inutile appunto, e quindi una serie di pregiudizi nei confronti di chi gioca, perché è un perditempo, perché sta facendo cose che non servono a niente, e quindi il gioco è un po' visto anche, purtroppo, anche dovuto a un problema, se vogliamo, linguistico che abbiamo in Italia, per cui il giocare è associato anche alle cose sbagliate, ovvero giocare d'azzardo viene considerato sempre un gioco, in realtà è una cosa molto più complicata a livello psicologico, è anche un po' più pericolosa, molto più pericolosa. Quindi ci sono dei pregiudizi che minano il mondo dei giochi, e quindi chi vuole diffondere, come noi speriamo di fare, diffondere il gioco intelligente, il gioco sano. E in questo appunto ci sono alcuni pregiudizi che limitano quello che è la possibilità nostra di farci conoscere. In questo proposito non so se hai qualche esempio di pregiudizio che ti è venuto in mente, che sì, hai trovato anche degli esempi pratici. Ma allora, credo che per tutti quelli che hanno provato a far giocare qualcuno che non gioca, la frase più topica che viene sempre pronunciata è: a me non piace giocare. Sbaglio? Datemi un cenno, cioè dire: ah, io non gioco, a me non piace. In realtà questo, secondo me, denota di fondo una grossa carenza informativa. Vi spiego cosa intendo.
Se voi chiedete a qualcuno o vuoi ascoltare un CD oppure o vuoi vedere un film, nessuno vi risponderà mai a me non piace la musica o a me non piace vedere i film, ok? Al limite vi risponderanno un qualcosa del tipo a me non piace la musica classica, a me non piace la musica metal, a me non piacciono i film d'azione, a me non piacciono i film uzbeki sottotitolati in coreano, ok? Cioè, il fatto che voi abbiate... magari condivisibile anche come cosa, però vabbè. No, lo dico perché quando provo a proporli stranamente non trovo mai terreno fertile, in realtà. Ah, quindi sei un... ho una videoteca sterminata di sì, sì. Quindi... esatto. Da fastidio quando le dicono sottotitolo coreano, ma poi è... ah, altrimenti... esatto, è cinese. Tornando... lui è amante di questi tipi di film. Ma in realtà, esatto, cioè... le scene statiche in cui guardi benissimo un'alba che sorge in scala 1 a 1, bellissimo, perfettamente scalato così. E questo era solo per farvi un paragone lampante su, siccome le persone conoscono i vari tipi di musica, è difficile che dicano non mi piace la musica, riescono in qualche modo a direzionarsi. Poi vabbè, entriamo sempre nel più specifico, quindi nel, magari uno dice non mi piace il metal, uno dice ah guarda che il metal, però c'è l'epic metal, il power metal, il death, il black, con tutte le varie... d'accordo, non siamo a quei livelli lì. E allora perché la gente dice a me non piace giocare? Cioè, io conosco proprio persone che mi dicono no, io giocare a me non piace. Perché non sanno cos'è giocare, perché quello che per loro è il gioco da tavolo è quello che c'è nei supermercati, che non vuol dire che sia tutto porcheria quello che c'è nei supermercati, però chiaramente è il Monopoli, è l'Indovina Chi, è il Forza 4, qualcosa che loro associano a quando erano bambini in maniera più o meno positiva, magari si diceva sì mi piaceva però cacchio era da bambini, o addirittura appunto il Monopoli diceva sì ci giocavo e mi volevo sparare nella testa ogni partita che giocavo, cioè quindi loro su quello hanno formato l'idea che il gioco da tavolo è quello. E in secondo luogo un altro pregiudizio molto grosso, che in realtà è antitetico ma funziona nello stesso modo, quelli che vi rispondono i giochi sono troppo difficili, io quelle robe lì è per te che sei cervellone, ok? E quelli che rispondono sì vabbè ma giocare, cioè vedi, tiri due dadi, due carte, cioè boh, lo facciamo dai, mentre vediamo la partita giochiamo a qualcosa, no? Nel senso lì però la pistola la rivolgo verso di lui, però bisogna trovare il giusto gusto per convogliare. Sì, sì. E quindi l'ipotesi anche da cui è partita l'idea del mio canale era, ma c'è un modo per mettere 15 giochi, questi sono esattamente 15 giochi sul tavolo, e fare in modo che nell'arco di 5 minuti, 10 minuti massimo te li spiego tutti, fare in modo che io ti spiego che c'è di sicuro un gioco o una tipologia di gioco che può piacerti. Poi mi dici, questo è il metal, non mi piace, questa è la musica classica, caspita, è proprio il mio genere. Non ti sto dicendo che tutti i giochi piaceranno a tutte le persone, anch'io che ne gioco una quantità smodata, prima chiacchieravamo, l'anno scorso ho superato i 200 giochi diversi, per darvi idea, non 200 partite fatte, 200 giochi diversi fra loro. In realtà, onestamente, ci sono giochi che mai più rigiocherò nella mia vita, ma non perché sono oggettivamente brutti, perché non mi diverto, in realtà il mio scopo primario è divertirmi, l'abbiamo detto prima, e quindi vado ad assaggiare quello che più mi piace. E in questo caso andate a smontare entrambe le due facce, perché il gioco troppo difficile dal giocato prima, gli mostrate Happy Salmon, questo gioco partita più regolamento, testimone, non supera il minuto e mezzo, regolamento più partita, cioè non sto mentendo, un minuto e mezzo, se questo è troppo difficile ragazzi abbiamo un problema, nel senso, cioè a chi lo stiamo proponendo questo gioco che è troppo difficile. Poi andiamo su giochi dove c'è da preparare una missione, capire delle dinamiche di gioco, avere una strategia, usare delle tattiche all'interno di quella strategia, insomma ci sono giochi dall'altra parte dello spettro. Allora perché dici sono giochi da bambini, dici allora mettiamoci davanti qua, se tu mi trovi un bambino che sa giocare ad Assalto Imperiale ti do ragione, cioè è chiaro che in mezzo c'è il mondo, l'universo, dopo andremo a vedere, però i pregiudizi più grossi sono un po' questi secondo me. E, ok, quindi abbiamo visto generalmente abbiamo 15 titoli che sono un po' uno spettro abbastanza ampio di quello che si parla di quando si parla di giochi, però appunto uno parla di Monopoli ed è un gioco che viene considerato classico dagli esperti. Andiamo un po', cerchiamo di far capire anche un po' questo mondo. Il Monopoli, che di questo momento fa la valletta, multifunzione, fa di tutto, è bravissimo. Devi vedere come sono bravo a stirare.
Lo dico per le signore in sala. La moglie è testimone. Quindi bravissimo. Però appunto ci sono giochi che vengono definiti classici e ci sono giochi che invece vengono definiti moderni nel gergo. Quindi hanno delle differenze certamente, questo moderno e classico. E quindi ti chiedo, un po' brevemente, riesci a spiegare, a enucleare, ho detto enucleare veramente, okay, quali sono magari le differenze principali, come si distinguono quelli moderni da quelli classici, perché magari appunto quello classico è quello che magari posso proporre, è sempre un evergreen, e quindi, mentre quelli moderni hanno delle altre caratteristiche, quindi se hai un, allora, due o tre punti. Guarda, abbiamo fatto una chiacchierata qualche settimana fa, in realtà su internet proprio, c'è un hangout proprio da questo tema, classico e moderno, in cui cercavamo un po' di capire quando un gioco comincia a diventare classico, quando un gioco è moderno, quando ci sono i nuovi insomma, cercare di mettere un po' d'ordine su questa definizione. Siamo arrivati a una quadra abbastanza interessante, in realtà una definizione che mi è piaciuta, che è uscita in questa chiacchierata sempre da un'oretta così, è stata che il gioco classico è quello che non ha bisogno di essere spiegato, un gioco che se lo metti in tavola chiunque dice ah sì, ok, se io metto in tavola Forza 4 o Indovina Chi o Affonda la Flotta, detto Battaglia Navale, probabilmente tutti dicono ah sì. Poi in realtà possiamo discutere sul ah sì, è vero o no, cioè l'esempio classico è il Monopoli, probabilmente tutti voi sapete giocare a Monopoli, ma probabilmente tutti per tradizione orale, credo che nessuno di voi abbia fisicamente preso in mano il regolamento e letto, e c'è un esperimento, adesso qua probabilmente siete un po' tutti esperti di giochi, quindi possiamo fare questo esperimento, è la domanda classica per capire se l'avete letto, quando posso costruire le case a Monopoli? A voi la domanda, quando? Ma sempre, cioè, ma tipo tu stai. Io so sempre. Altre risposte? Quando tocca a te? Quando tocca a te? Quando tocca a te, tipo tu stai per tirare i dadi, dici voglio costruire. Sì. Questo me lo ricordo perché io l'ho preso in mano il regolamento. Altre proposte? Vabbè, la risposta giusta è sempre. In realtà, non necessariamente nel tuo turno, in un qualsiasi turno. E il motivo. Questo non è Monopoli che giochiamo noi. No, esatto. Ed è quello. In realtà, a leggere bene il regolamento, esiste infatti una regola che si chiama penuria di case, che adesso direte, penuria di case? Oddio, cioè, vedo occhi sgranati. La penuria di case si innesca quando due o più giocatori vogliono costruire nello stesso momento e non ci sono abbastanza case per soddisfarli. Se, esatto, però se fosse solo nel tuo turno non potrebbe mai succedere, perché è il mio turno, io costruisco, tu che vuoi. Se almeno un altro giocatore può costruire, vuol dire che è possibile costruire sempre. Contemporaneamente. In un qualsiasi momento io posso dire, oh, io aspetta, devo avere il monopolio, corretto l'idea, devo avere le tre vie dello stesso colore, però io posso costruire anche nel turno degli altri. Nel caso si innesca penure di case. Chiudiamo questa parentesi, però. Distruttore, ore e ore di vita di persone potenti. Lo so, guarda che anche per me è stata una nuova scoperta. Il tempo per fare il proprio turno. Dire speriamo che. In realtà ci sono delle piccole cose. Riprenderlo in mano il regolamento del Monopoli, tutto sommato, ok, possiamo trovare dei difetti, come dicevamo prima. Però tutto sommato guardate che è giocabile. Ci sono delle regole da torneo che chiudono la partita circa in un'ora e mezza, insomma. Non sto dicendo che è diventato il gioco migliore dell'universo, però riprovate a metterlo sul tavolo leggendo le regole, senza il pregiudizio. Magari scoprite che non avete mai giocato a Monopoli. Magari questa è l'originale. L'ipotesi è che magari non avete mai giocato a Monopoli. Tornando a bomba sul classico, eccetera. Dicevamo, classico lo metti in tavola, tutti sanno giocare. In realtà un'altra definizione, secondo me, di classico e moderno, cioè il vero punto di svolta, è stato il periodo Coloni di Catan e Puerto Rico, ovvero sia i giochi che hanno iniziato ad avere dei game designer alle spalle. Cosa intendo per game designer? Una volta esisteva l'autore di Monopoli, l'autore di Risico. Voi sapete chi è l'autore di Monopoli? No. L'autore di Risico? No. Una volta i giochi c'era uno che faceva la doccia, aveva l'idea, diceva cacchio, ho avuto un'idea per un gioco. Lo faceva il suo gioco, vendeva le sue milioni di copie, e quello era il suo gioco, non era il suo lavoro, lui faceva il bancario, faceva il contadino, non importa, faceva il suo gioco e quello era. Adesso esistono persone che
pensano tutto il giorno, anche se hanno altri lavori perché è difficile mantenersi come game designer, pensano tutto il giorno a inventare giochi. E inventare giochi non vuol dire solo inventare una meccanica, inventare una dinamica, inventare un materiale. Significa risolvere anche dei problemi che nascono dai cosiddetti classici. Problemi, adesso anche qua ci sono vari dibattiti, disquisizioni, che è quello che in realtà forse è più gioco di quelli che discutono di queste definizioni che non il gioco da tavolo. Passano più tempo a disquisire su cos'è davvero un difetto di design e cosa non lo è. Però diciamo che macro categorie possiamo mettere, ad esempio io mi sono segnato, l'eliminazione del giocatore. In Monopoli succede che tu finisci i soldi, hai finito di giocare e gli altri magari sono ancora lì per una mezz'ora buona, un'ora a continuare a giocare, tu sei fermo a guardare. È un problema che adesso come adesso esistono giochi che hanno l'eliminazione del giocatore ma risolvono un altro problema, ovvero durata limitata del gioco. In giochi classici, diciamo così, voi iniziate a giocare e auguri quando finisce la partita. Non è detto, può finire dopo 20 minuti come 6 ore. Battaglia navale, se sei buono e spari subito i colpi giusti, becchi la portaerei, becchi le due navicelle e finisci in un attimo. Altrimenti se avete il 10x10 avete da sparare tutte le vostre X, hai voglia a finire una partita battaglia navale. Quindi giochi con eliminazione, mi viene in mente Love Letter, potete essere eliminati subito. Il fatto che la partita più lunga che ho giocato Love Letter dura 3 minuti, quindi tutto sommato non faccio neanche in tempo a andare alla macchinetta e prendermi l'acqua e berla, insomma, quindi risolve quello. C'è risolto in qualche modo il problema del downtime. Cosa intendo? Questi termini inglesi magari spaventano un po'. In certi giochi voi fate il vostro turno, potete andare a leggervi un intero giornalino prima che tocchi di nuovo voi, perché quando sta a te tu ci metti 5 minuti, fai, pensi, ritorni indietro, cioè, poi tocca quello dopo, fai, cioè, quando torna quello a te, che succede di solito magari a risico quando c'è quello che non sa dove mettere i carri armati. Esatto, che comincia, per dire, lo tiene in mano e comincia, no, lì no, aspetta, lo metto qua, un attimo, no, lo so. Allora, quelle cose lì esistono anche adesso, ci sono dei giocatori affetti da una malattia, doniamo tutti 2 euro per risolvere la malattia della paralisi d'analisi, esatto, questo è una... nel senso, sono i giocatori che prima di fare una mossa vogliono avere l'albero delle scelte fino a fine della partita, e va bene, questo però è un problema circoscritto al giocatore. Ma il downtime è risolto, in tanti giochi si gioca in contemporanea, in altri il turno viene spezzettato in sottofasi che fanno giocare più velocemente tutte le fasi ai giocatori. In altri giochi ancora mi viene in mente il moderno Sight, voi fate delle azioni che sono microscopiche, ogni scelta che fate, metto qua, faccio un passo con la cosa, metto qua, metto 2 risorse sulla mappa, tutti talmente stretti come scelta di azioni che anche se non ci mette tanto non può metterci più di un minuto, insomma. E quindi questo è quello che divide il classico dal moderno. Qua moderno c'è il nome del game designer sulla scatola, voi di ogni gioco avete il nome di chi l'ha inventato perché l'editore ha deciso che è un'opera d'ingegno. Ci sono editori che per mantenersi, per pagare il mutuo di casa, producono giochi. Quindi, come per un'opera d'arte, come per un libro, come per un film, l'autore fa la differenza, anche per i giochi da tavolo fa la differenza. Se volete un esempio, se voi avete visto 10 film di Spielberg, esce un nuovo film di Spielberg, se vi sono piaciuti i primi, probabilmente andate a vedere questo, anche se non avete letto bene la trama del film che sta uscendo. Vi piace Marco Malvaldi come scrittore? Tipo, a me piace tantissimo, lo cito per quello. Se c'è un suo nuovo libro, io lo leggo a priori. Poi magari non è il suo libro migliore, magari non è, però so che il suo stile di scrittura mi avvince. Se non avessero messo Marco Malvaldi sulla copertina, se vado in una libreria e guardo i titoli sugli scaffali, come faccio a sapere qual è il suo, dove trovo quello stile? La stessa cosa vale per i giochi, probabilmente per chi è non proprio avvezzo al mondo dei giochi. Vabbè, sembra una cosa assurda, astrusa, ma anch'io stesso quando mi dicono la fotografia si vede benissimo che è di... mi fido, cioè non sono in grado in un film di riconoscere la fotografia, però quando vedo certi attori so delle espressioni facciali, per esempio so che quando vedo De Luigi mi fa ridere con certe espressioni facciali che riesco a riconoscere in vari film, li uso varie volte, cioè sono a quel livello lì io nei film, cioè sono, no, non prendervi però quello, sono scarsissimo. Però per me mi aiuta a sapere che se c'è De Luigi, ok, almeno mi fa ridere per le facce che fa. So che sia anche brutto così. E questo vale per i giochi. Ok, finito. Quindi abbiamo visto che comunque adesso c'è ora, rispetto appunto a quello che era, è di solito l'immaginario comune, appunto, per cui se uno parla di giochi da tavolo, le persone pensano a Risico, Monopoli, le cose classiche.
in realtà è un po' come dire, se uno parla di cinema si pensa ai fratelli Lumière, perché il paragone è circa lì, si parla degli albori quando si parla di Monopoli e Risico. E quindi ora ci sono, appunto, c'è un mondo intero con autori, con un mondo, letteralmente un mercato gigantesco, che ha fatto, ha innescato anche tutto quello che è appunto un filone all'interno del mercato che si occupa solo di giochi, quindi tutti i giochi si sono ricavati una nicchia di mercato che sta crescendo in realtà e si sta portando dietro quelli che sono anche degli eventi. Quello di oggi è un esempio, nel nostro piccolo facciamo questa cosa, ma ci sono degli esempi come lo scorso weekend alla Modena c'è stata la fiera, che è una delle più importanti in Italia di gioco da tavolo, una delle più importanti in Europa è diventata, ed è la fiera Play Modena. E questi eventi si stanno moltiplicando, gli eventi sul gioco da tavolo, e ce ne sono diversi. Ora non me li sto elencare io, lascio la parola a Matteo perché è anche quello che li ha vissuti alcuni, cioè, li ha ideati, pensavo dicendo. No, ideati adesso ci stiamo lavorando magari. Esatto, no, in realtà il mio evento è il picnic ludico a cui siete invitati a luglio, semplicemente si va in un prato vicino a dove abitiamo noi, fine. Cioè, nel senso, ci troviamo lì, ognuno porta da mangiare, porta dei giochi, ci sono già dei tavoli, qualcuno porta il tavolo da casa e facciamo una giornata intera a giocare. Oh, funziona, nel senso, le persone a fine luglio non sono ancora in vacanza ma quasi, così ci troviamo lì, relax, ci si scambia da mangiare, si mangia peggio che un pranzo di nozze perché ovviamente tutti portano per far assaggiare per portano un po' di più e si fa condivisione, si troveranno giochi nuovi, insomma. Però questo è un evento. Ok, dopo c'è l'indirizzo. Perfetto. No, eventi, giochi da tavolo ce ne sono a livello mondiale, a livello europeo, a livello italiano, a livello locale. Numeri che mi sono portato dietro, ho detto in caso di evenienza, per esempio c'è la fiera di Essen, Essen è in Germania, Germania del Nord, diciamo, per darvi un'idea, l'anno scorso ha fatto 160.000 presenze, ok? Diciamo che è la fiera dove escono le novità dei giochi, raccoglie tutta Europa, ma in realtà è un po' la fiera mondiale di riferimento, l'altra è la Gen Con in America, ma diciamo che il gioco per come lo conosciamo noi è su Essen. 160.000 visite con 1021 espositori da 50 paesi del mondo, con più di 1000 giochi nuovi usciti nell'anno, cioè più di 1000 giochi, vuol dire che quella fiera lì che dura 4 giorni vi fa arrivare sul mercato, sugli scaffali, più di 1000 giochi nuovi, che sono più di quanto in una vita una persona potrebbe provare. L'anno dopo c'è un'altra fiera di Essen in cui ne escono altri 1000. Insomma, questi sono i numeri di giochi da tavolo che stanno uscendo. E dire non ce n'è nessuno che mi piace, secondo me è pretestuoso, cioè è presuntuoso, scusate. Cioè, è fisicamente impossibile, statisticamente impossibile, come la vita sugli altri pianeti. Scendendo a livello italiano, abbiamo come evento Lucca, che ok è nato come evento dei fumetti, Lucca Comics, ma ha un padiglione games sempre più ampio. Per dire, Lucca ha staccato 271.000 biglietti e di queste persone, ok, una grossa parte sarà interessata ai fumetti, al cosplay, all'evento Japan, ma in tanti sono interessati ai giochi. Lucca è un'altra fiera in cui gli editori italiani soprattutto mettono sul tavolo i giochi. Gli editori, Lucca è di solito una o due settimane dopo Essen. Gli editori italiani vanno e non vanno a Essen perché è lontano, costa tanti soldi, hanno il gioco in italiano e l'italiano non è una lingua così diffusa. A Lucca praticamente hai una specie di Essen circoscritto al mondo italiano, giochi in lingua italiana, quindi è la nostra uscita, diciamo. L'altro evento italiano, come dicevi giustamente tu, è qua a Modena, che è il Play, la Play, adesso non so come si dice. La fiera Play, anche Play qua Modena. Fanno quasi 35.000 presenze su 2 giorni, solo di giocatori. Cioè, Play Modena è un evento in cui si gioca e boom. Non so se si dite e boom anche da voi, sì, in realtà sì, da sì, noi sì. Si usa e boom. Sì, lo usiamo anche noi. È una fiera, ragazzi, che fa solo giochi da tavolo, anche lì provate anteprime, provate prototipi con gli autori, potete parlare con l'editore e poi per carità potete anche comprare, c'è la mostra mercato. Ci sono associazioni a livello italiano come la Tana dei Goblin, ad esempio il Club 3M, che, esatto, questa è la spillettina ufficiale, che hanno qualcosa come 200 tavoli totali in cui far giocare liberamente le persone. Quindi voi entrate, vi mettete lì e trovate una persona che si siede con voi, vi spiega il gioco, che potete scegliere fra una vasta gamma, anche tra quelli appena usciti, e provarlo per decidere così per l'acquisto o meno, con altri giocatori che conoscete o no.
Perché un trucco è anche andare lì, sedersi a un tavolo con sconosciuti, come va, va. Evento analogo, ovviamente più dimensionato, tipo io vado sempre a fine agosto al gioco Aosta, adesso per voi è fuori mano, però ad Aosta fanno questa cosa in piazza Chanù, in mezzo alla popolazione che si muove per la piazza di Aosta, fanno giocare chi vuole, hanno tipo 200 volontari, adibiti su 3 giorni, che ti fanno giocare da mattina a sera, proprio orario continuato full time, tu vai, ti siedi e giochi a quello che vuoi. Ma in realtà, scendendo ancora più nel locale, ci sono le vostre associazioni ludiche. Adesso, se siete rappresentati, nel senso, la giusta vetrina del gioco da tavolo è giocare in associazione ludica. Qua sopra ho visto, avete tipo dei tavoli enormi, bella illuminazione, avete l'armadio con i giochi. Cioè, il trucco è partire da qua. Non vi dico andate a Essen, perché se andate a Essen fate indigestione. Cioè, ce n'è talmente tanto che non capite com'è. Dovete partire da qua. Una volta che capite qual è il tipo di giochi che vi piace, cominciate ad andare a Modena e alzare il tiro. Da Modena cominciate a girare 2 o 3 convention della zona e a quel punto poi approdate a Essen. A questo punto passo a te la domanda. La vostra associazione cosa fa qua sul territorio? Vabbè, qua sul territorio noi in particolare come Parco della Vittoria siamo un gruppo ludico, non ancora associazione peraltro, quindi semplicemente siamo un gruppo di persone che si è ritrovato. Qua ci sono i 2 fondatori che sono, uno è Dado Critico e Giovanni e Diego, che hanno dato il via a questo gruppo, e l'idea era appunto quella di evitare che un gruppo di persone si trovasse semplicemente al bar a bere e basta. Quindi c'era un interesse, partendo da giochi molto semplici, il capostipite credo fosse stato Carcassonne, quello che ha dato l'idea iniziale, perché era un gioco nuovo, è un gioco moderno. Serate di Monopoli sbagliato, esatto. E quindi l'idea è stata quella di iniziare a creare questo gruppo per poi fare giocare più persone. Ovviamente lungo il tragitto abbiamo raccolto un po' gli interessati al gioco e attualmente cerchiamo di coinvolgere sempre più persone, quindi far conoscere il gioco da tavolo, fare diventare un passatempo sempre più diffuso questo del gioco, perché lo riteniamo molto più salutare che tante altre cose, perché comunque è sociale, è divertente, è colorato, è molto divertente, anche c'è anche colorato, e quindi vorremmo proporre questa cosa sul territorio. Ovviamente non siamo soli, questo non siamo gli unici sul territorio, anzi, quindi chiamerei un rappresentante della compagnia del Foresto che si presenti, perché abbiamo rappresentanti nella zona di Modena, dai, qualcuno, uno di voi. Vedi pure, così entri nella ripresa. E anche chiamerei Multiverso, fare una presentazione, perché comunque noi siamo al Parco della Vittoria e siamo felici, ma abbiamo altri rappresentanti, poi ovviamente ci sono Modena e Modena con 3M, che è l'organizzatore di Play. Quindi, oh. A te, ciao. Prego. Ma niente, adesso noi siamo di 9, compagnia del Foresto, storia più o meno è la stessa, insomma, un gruppo di amici, ci siamo trovati, abbiamo provato per l'associazione, abbiamo la sede dentro, di fianco alla biblioteca, nel centro giovani. Quindi anche le storie sono simili? Le storie sono simili, adesso noi siamo nati come gioco di ruolo, pian pianino ci siamo spostati quasi completamente sul board game, abbiamo ancora un gruppettino o 2 di giochi di ruolo. Da convertire. Ma no, da convertire, sì, sì. Cerchiamo di tenerla viva, ma in realtà si sta già convertendo tutto da solo. Facciamo l'apertura la sera, una sera a settimana, 2 con quella per i giochi di ruolo. Organizziamo qualche volta che presentare un po' di giochi ai bambini, le attività sono quelle lì, insomma. Cioè, sono belli i giochi da tavolo, ti si mette a sedere. Noi ad esempio abbiamo conosciuto ragazzi magari dei paesi intorno che non avevo mai conosciuto, se no. Cioè, quindi è una risorsa questa, insomma. Poi passo la parola. Abbiamo il nostro Multiverso, club pluriennale anche questo. Sì, io sono membro del Multiverso da 2 anni, quindi... Cioè, semmai dopo arriva l'altro ragazzo che ne sa di più, però cioè, in questi 2 anni mi sono trovato molto bene, è un'esperienza che
posso dire che mi ha un po' cambiato la vita, diciamo, perché subito non conoscevo il gioco da tavolo o i giochi di ruolo, così, solo che entrando in contatto con queste persone che poi adesso sono diventati miei amici, ho scoperto questo mondo e mi è subito appassionato al multiverso. Il gioco da tavolo lo facciamo abbastanza spesso, proprio che altro anche noi siamo più basati sul gioco di ruolo o i giochi di miniature come Warhammer. Che sempre gioco da tavolo, sì, sì, però dopo si entra appunto in mondi ancora sì, diversi, sì. Quasi. Ma io volevo proporvi, diamo le coordinate, gli indirizzi dei posti dove vi trovate. Beh, assolutamente. Così abbiamo nel filmato, così magari qualcuno che sta vedendo il filmato dice: ah cacchio, sono a 2 minuti da casa, vado. Esatto, so, facciamo questa cosa. Andiamo in ordine inverso, chi ha il microfono, visto che... Ah, ok, noi adesso ci troviamo alla stazione dei treni di Mirandola, Cividale, quindi sì, cioè, siamo praticamente sì, collegate a... qualsiasi posto. Facile anche da raggiungere. Sì, sì, assolutamente. Okay. Si scende dal treno. Noi siamo di fianco alla stazione di San Felice, quindi prendiamo la il treno. Vediamo un attimo per voi. Sì, sì. Prendiamo il treno, andiamo là, poi torniamo indietro. Anche voi, vi chiamiamo. Avete già chiesto alla rete ferroviaria se vi dà delle sovvenzioni per giocare in treno? Per... la tratta ferroviaria è tipo 5 minuti, quindi. Beh, c'è qualcosa. Vabbè, che va bene. Salmone. Happy Salmon. Noi invece ci troviamo a 9 di Modena, al PAC Portico Culturale, martedì e giovedì sera. Okay. Dalle 21 ci trovate lì, poi c'è la pagina Facebook, solite cose, il nuovo millennio. Sfruttiamo questa Compagnia del Foresta. Assolutamente, e ovviamente noi Parco della Vittoria, siamo il gruppo ludico di San Felice, ci troviamo nella biblioteca, è Viale Campi 51. Correggetemi se sbaglio. Come se non lo so io? Vabbè, non ci abito, vabbè. Comunque, l'indirizzo è Viale Campi, è la sede della biblioteca, siamo al primo piano dove c'è la sala studio in cui ci sono i tavoloni, noi ci troviamo tutti martedì sera. L'orario dalle 9 sempre, dalle 9 e mezza, perché è come l'inizio di oggi, alle 4 e mezza, va bene. Facciamo dalle 9 e mezza in avanti, ci troviamo, c'è l'apertura e di solito si tira avanti fino a quando non ci cacciano fuori. È capitato che le donne della mattina dopo ci arrivassero a dire fuori che dobbiamo lavorare, è capitato anche questo. Ok, va bene. Ok, grazie mille, è stato un piacere. Ok, ora che abbiamo parlato della teoria, però il gioco da tavolo, i giochi, non, di solito il gioco non si parla, si fa. Bella. Quindi passo la palla velocemente a cosa sono questi giochi, perché ne vediamo tantissimi. Ed ora entriamo nel campo... Questo campo so di competenza di Teo, che io questa la so fare. Questa la so allora. Quindi lui adesso spiegherà velocemente in quanti minuti per il cronometro. Proviamo, ma provo un record nuovo. Lo cronometriamo, se mandiamo al Guinness. No, allora vi dicevo che questa mattina in realtà avevo già preparato tutto quanto, poi ho ripensato a quello che volevo portarmi dietro più per l'effetto wow, perché in realtà avevo cominciato a dire mi porto questo perché lo uso anche a livello educativo con gli oratori, mi porto questo perché è una variante della briscola da far vedere, mi porto questo perché è il Piccolo Principe, è basato su lì, però questo c'è la parte, questo parla del comunismo, delle varie cose, cioè sponsorizzato dal museo. E poi mi sono trovato ad avere tipo tutta la libreria praticamente messa in orizzontale da portare qua. Non avevo ancora affittato il camion dalla Vercelloni traslochi per venire, ho detto vabbè, allora facciamo che questi li porto comunque, però da far vedere solo così. E questi invece li ho messi sul tavolo più per, come vi dicevo, l'effetto wow, secondo me, che per attirare le nuove persone, convincere gli scettici. Secondo me più che un gioco bello, come lo interpretiamo noi, funziona di più un gioco d'impatto che lo colpisce, ok? Che magari gli lascia quella voglia di dire sì, ma non c'è un qualcosa così, però che, cioè, che gli faccia venire l'acquolina, insomma, cioè
I trailer, i teaser, quelli magari vi fanno vedere solo le 5 scene belle di quel film, ok? Però con quelle 5 scene voi avete pagato il biglietto del film. Quindi voi gli fate vedere il gioco, lo attirate con Fan Farm, a quel punto lui verrà in ludoteca un'altra volta e poi lì gli fate vedere tutto quello che avete nell'armadio, eccetera. Però se iniziate a dire scegli nell'armadio, lui guarda quei giochi, comincia a camminare all'indietro senza staccare lo sguardo come con gli orsi. E poi vado un attimo in bagno e non lo vedrete mai più. Quindi mettete sul tavolo questi. Una sera, ok, dovrete sacrificarvi, perché poi c'è anche questo discorso che in ludoteca spesso c'è un discorso di snobismo adesso, cioè nel senso che le persone dicono: ah no, però quel gioco ha fatto talmente tante partite, che palle, cioè scusatemi la parola, però cioè veramente scende un po' dall'alto questo far provare i giochi. Fateli provare, guardate che non c'è semi migliore di fare una partita insieme a un qualcosa che magari voi erano 6 anni che non prendevate più in mano perché ormai l'ho stragiocato, ormai mi fa schifo, e riscoprite un nuovo gioco. E questi sono un po' quelli che secondo me possono accattivare a diversi livelli. Non sono, lo dico prima così dopo per il momento di gioco, in realtà non tutti sono introduttivi, adatti a convincere chi non ha mai giocato. Ma perché? Perché ci sono anche persone, abbiamo scoperto nella nostra ludoteca, che in realtà non hanno mai giocato da tavolo, ma sono dei grandi giocatori. Persone magari che giocano a Go da una vita, abbiamo scoperto, o gente che giocava i tornei di speed scacchi, non so come si chiama, quelli che fanno ta-ta-ta-ta-ta-ta, così che muovono gli scacchi continuando a fermare il tempo. Quelle persone in realtà, metterli davanti anche a un gioco molto complesso come può essere Agricola, eccetera, non hanno problemi a gestire un regolamento complesso, ok? Anche magari persone che lavorano nel campo dell'informatica, siccome sono abituati a gestire algoritmi o cose di questo tipo, non hanno spavento nell'apprendere. Quindi non necessariamente dovete farli giocare a il gioco degli animaletti puccettosi. Quindi cercate di annusare un po', fategli un po' ingolosire. Detto questo, proviamo il record mondiale. Allora, Puerto Rico, questo gioco in sostanza perché funziona, è stato il primo che ha introdotto il concetto di gestione del personaggio. In questo gioco la dinamica più forte che c'è è un gioco complesso in cui avete una vostra piantagione, dovete metterci sopra delle cose da raccogliere come indaco, grano, non so cosa sia l'indaco ma c'è da raccoglierlo, il grano, lo zucchero eccetera, spedirlo sulle navi, prendere lavoratori che facciano più lavori, spedite sulle navi eccetera. Tutto questo con un sistema di lavoratori comune, cioè se una persona sceglie di fare il sindaco, ovvero arrivano lavoratori, tutti faranno il sindaco in quel turno. Una persona sceglie di fare il capitano, spedire con le navi, tutti spediranno con le navi. Qual è il twist del gioco? Che ovviamente scegliere con il tempo giusto, sfruttare le scelte degli altri, vi porterà avanti nella partita. Il buono di questo gioco è che se anche uno non ha ben capito come funziona, il fatto che tutti siano obbligati in qualche modo a fare l'azione li porta al termine partita in maniera naturale. Cioè comunque arriveranno in fondo che hanno anche loro messo delle robe in piantagione, avranno anche loro del fantastico indaco, così capiranno anche loro cos'è, e anche loro avranno spedito, avranno fatto punti, non avranno vinto ma avranno giocato comunque a un gioco completo. Inch, questo è un gioco che fa parte di un progetto di astratti. Per astratti intendiamo i giochi, come potete vedere qua, da tavoliere, come possono essere la dama, gli scacchi, giochi che non c'è l'ambientazione, ma in cui non fanno neanche finta che ci sia l'ambientazione. Vi danno solo pedine bianche e nere e li fate giocare. Questo è qualcosa di molto simile a quelli che possono conoscere scacchi, dama. Attirarli con un gioco di questo tipo, questo si spiega in veramente 30 secondi come regole. Le regole sono solo piazzare questi dischi, prima di spostare un disco gli mettete uno di questi pippolini all'interno e lo spostate su una delle righe del piano di gioco. Fine. Quando avete 5 dischetti del vostro colore, togliete i 5 dischetti e fate un punto. Quando arrivate a 3 punti avete vinto. Questa è in sostanza come si gioca. Quindi facilissimo da spiegare, ma vi assicuro che almeno mezz'ora ve la prende la partita. Non è assolutamente banale giocarlo. Small World, questo gioco che vedete tutto così in chiave fantasy, super colorato eccetera, ha un sacco di razze che si combatteranno su un piano di gioco senza l'utilizzo di dadi. Questo è l'ideale per traghettare qualcuno dal risico, ad esempio. I combattimenti sono fatti solo su differenza. Avete 4 gettoni contro 2 gettoni, tutte e due perdono 2 gettoni. All'altro ne rimangono 2, a questo 0. Facile, ho vinto la battaglia e quello è il territorio controllato. Il bello di questo gioco è che ci sono delle razze che si vanno a comporre. Ci sono 2 pezzettini, quindi mettendoli così voi avrete i Reborn Shadow Mimes. Quindi che hanno un'abilità di Reborn, che possono rinascere, eccetera, e l'abilità dei Mimi. Chiaramente se prendete un altro pezzettino potreste avere i Reborn Spider-Hines, che quindi sono delle donne ragno che possono rinascere. Quindi il fatto che ogni partita avrete delle razze combinate in maniera differente cambia radicalmente come si sviluppa sulla mappa ciascuna civiltà.
abbiamo Sherlock Holmes, consulente investigativo. Questo gioco è un vero e proprio investigativo. Voi sarete messi di fronte a un caso di cui avete proprio l'introduzione scritta, proprio scritta. Il gioco è fatto solo da questo libro con tutte delle scritte, semplicemente, quindi se non vi piace leggere non è il gioco che fa per voi. Dopodiché vi verrà consegnato il giornale del giorno, che è un giornale da cui potreste trarre indizi utilissimi per la risoluzione del caso, come nulla, qualcuno che vende una cucina usata, eccetera. È un giornale, quindi parlerà magari dell'omicidio del giorno, del furto, eccetera, ci saranno cose collegate, ma non necessariamente, e avrete semplicemente il registro telefonico, chiamiamolo così, con la mappa di Londra. Il gioco vi chiederà di andare dove vi pare in questi posti e andare a intervistare la persona che c'è. Chiaramente in ogni caso, nella scatola ce ne sono 10, a ogni persona corrispondono testimonianze diverse, dovete capire cosa è successo. Decidete voi quando è ora di boom. Voi investigate, potete metterci 3 piste, 5 piste, 20 piste, non importa, farete un punteggio diverso, ma anche chissene. Deciderete poi, c'è la soluzione nelle ultime 2 pagine, da tanto siete abbastanza lontani non la vedete, e vedrete se avete risolto il caso o meno. È super accattivante, in realtà sarebbe competitivo, ma si gioca sempre collaborativo, cioè risolviamolo tutti insieme. Potete andare a parlare con quello che ha fatto l'autopsia, potete andare a parlare con il proprietario della banca, potete andare a bussare alla porta di uno che va alla porta e dice: ma chi sei? Cioè, come se foste realmente a investigare a Londra. Questo particolare, vi dico, se vi piacciono i gialli, quindi qualcuno che è appassionato di questo genere, è Sherlock Holmes. Fan Farm, immediato, primo impatto è che ci sono questi animali morbidini, quindi da prendere in mano già inizierete a giocarci e tirarveli addosso prima di iniziare la partita. La partita è molto semplice, ci sono delle carte sul tavolo che vengono girate con un animale e dei dadi con un certo colore. Lanciate il dado, se esce il dado nero con il verde sopra, come in questo caso, il primo che prende il porcellino fa punto. Fine delle regole. Ci si fa male con le mani, nel senso, però il vantaggio è che questi sono morbidi, quindi almeno non vi fate male a prendere l'oggetto. Con i bambini è facile giocare perché togliete un dado, togliete le carte e lanciate il dado. Io gioco così con mia nipote. Esce il giallo, bisogna prendere il pulcino. Esce il blu, bisogna prendere la pecorella. Fine. Avete 2 giochi in uno per 2 targhe di giocatori diversi. Potete farlo e sul tavolo diventa un giocattolo. Passo di qua, Patchwork. Questo gioco è per 2 giocatori soli. Anche qua le regole sono semplicissime. Si tratterà, su una plancia, di andare a incastrare, diciamo, bisogna acquistare, la valuta di questo gioco sono i bottoni, quindi comprate e vendete i bottoni, questi pezzi che si incastreranno fra loro in vario modo. Ci sono pezzi ovviamente più strani, eccetera. A fine gioco, più avete coperto la vostra plancia di gioco, più farete punti. Tutto qua. Quindi c'è una gestione del tempo semplicissima da spiegare, e per semplicissimo intendo che le regole di questo gioco, beh, adesso non riesco a tirarle fuori, sono sotto, sono 2 facciatine grosse così di regole, non, si spiega veramente in una manciata di secondi. Il gioco è avvincente, avete tantissime strade a seconda di come sono messi questi pezzi, si incastra in maniera diversa sulla plancia, il fatto che uno lo prendiate voi, uno l'altro, potete anche quindi fare interazione con l'avversario, provatelo. Happy Salmon, come vi dicevo, l'abbiamo provato prima, spiegazione più gioco 1 minuto e 30, a dire tanto, cioè la partita non dura più di 30 secondi, ognuno ha un mazzettino di carte che ha su 4 azioni da fare, voi girate queste carte azioni e dovete trovare un compare che anche lui ha girato la stessa carta con cui fare un'azione, che può essere darsi il pugno, darsi il 5, darsi l'Happy Salmon o scambiarsi di posto intorno al tavolo, il primo che finisce il mazzo vince, fine. Ci ho messo forse meno di 20 secondi a spiegarvelo, la partita l'abbiamo provata, dura meno di 30 secondi, potete sempre provarlo. E poi ha una bustina che è bellissima, vi faccio vedere che ha anche le alettine qua, giusto per perdere secondi preziosi per far vedere che... Seven Wonders, questo gioco perché l'ho voluto mettere qua? Perché fa giocare fino a 7 giocatori e nonostante cambi il numero di giocatori dura sempre uguale la partita, perché si gioca sempre tutti in contemporanea, ognuno di voi avrà una meraviglia, rappresenterà una delle 7 meraviglie del mondo davanti a sé, che ha un'abilità speciale, chiamiamola così, per essere composta, e poi tutta la partita sarà che giocherete 3 volte in questo modo, avete un set di carte in mano, ne prendete una da giocare davanti a voi e passate questa al giocatore a sinistra, in contemporanea vi arrivano le carte dal giocatore alla vostra destra, continuate così per 7 volte la prima volta e avrete di fronte a voi 7 carte, per 2, per 3 volte 21 carte, sto semplificando, non è del tutto così, ma avrete 21 carte,
ognuna fa punti in maniera differente, a seconda di come le avete incastrate farete più o meno punti, vince chi ne ha di più. Capite bene che questa dinamica del tutti in contemporanea prendono, tutti in contemporanea giocano, non allunga la partita a seconda che siate in 3, 4, 5, eccetera. Quindi questo è il concetto di ideare giochi che non hanno il downtime, come dicevamo prima. Giusto, perché la dinamica è questa, tecnicismo si chiama draft, perché così magari se uno interessa, draft, se capita di nuovo il termine. Il termine specifico draft, corretto. The Resistance è un nato da fare con un mazzo di carte francesi, quindi quelle con cuori, picche, fiori, quadri. Guardate tutti, sì. Di identità segrete. Il gioco in sostanza vi farà dividere in maniera segreta fra due fazioni, le spie e i buoni, chiamiamoli così. Le spie si conoscono fra loro, cioè all'inizio tutti hanno gli occhi chiusi, le spie li aprono, vabbè, non si bara, mettiamola così, cioè non si bara. Le spie solo loro aprono gli occhi, quindi sanno chi sono, e poi tutti quanti riaprono gli occhi assieme. Secondo un sistema di votazione per partire in missione, eccetera, i buoni devono cercare di far vincere tre missioni, le spie dovranno cercare di far fallire tre missioni. Ovviamente per la missione si vota sì, no. Ogni volta sceglierete voi chi dovrà partire. Quindi io sono una spia, so che lui è spia e gli altri due buoni. Per depistare un po' metto i due buoni in squadra con me. Partiamo e io decido di far riuscire la missione, mi tengo nascosto. Lui mette in squadra me e altri due e la missione fallisce. Cominciamo a far cadere i sospetti, ma io ero già in squadra prima, i sospetti sono loro, vi dico, detta così sembra un casino. In realtà avete un sacco di informazioni basati su un'informazione segreta, se siete i buoni o i cattivi. Tutto sta nel convincere gli altri cosa siete. Vi dico, regge fino a 10 giocatori. Le prime partite può essere strano, vi dico, però se c'è qualcuno che sa giocare e vi guida, dopo le partite sono mega vincenti. Poi se non vi piace il gioco di bluff, questa è la dinamica del bluff dietro, vi risulta pesante perché se siete la spia dovete mentire e se diventate Bordeaux non fa per voi. Lo dico perché conosco qualcuno che diventa come le seggioline su cui siete seduti. Sei la spia? No. Ci sono dei problemi inerenti. Davanti qua ho messo Carcassonne, la versione Mari del Sud, l'abbiamo citato prima. Ho messo questo perché è un po' più accattivante come materiali. Piazzamento tessere, si basa su questa dinamica. Ogni tessera va piazzata in una certa maniera in modo tale da combinare, cioè isola verde con isola verde, mare con mare, cioè mare con isola verde no, ok? Ci sono strade vanno con strade, anche qua strada messa così è male, quindi è facile spiegare come si devono mettere le tessere. Chiaramente a seconda di come chiudete le strade, come completate le isole, prenderete queste risorsine che sono delle carine bananine, delle piccole conchigliette, dei pesciolini, le andrete a spedire su delle navi e farete i punti così. Per introdurre il concetto di piazzamento tessere, come la stessa tessera piazzata in maniera diversa, in posti diversi, in realtà faccia cose diverse. Questo gioco, qua dentro ce ne sono tantissime altre, ne abbiamo tirate fuori qualcuna giusto per, gioco basato sull'universo di Guerre Stellari, quindi Star Wars, quindi già anche questo potrebbe essere un bel gancio per chi arriva, perché Star Wars è abbastanza riconosciuto. Avete delle miniature super dettagliate sul piano di gioco, un giocatore, mettiamo così, una squadra controlla i ribelli, e una squadra controllerà l'impero. Il gioco è combattersi su scenari sempre diversi, creati diversi all'inizio della partita. Il bello di questo gioco è che lo scopo non è annientare l'altra fazione. Praticamente in nessuno scenario una delle due fazioni deve annientare l'altra. Semplicemente bisogna arrivare a una certa missione, che so, i ribelli devono trovare un computer e schiacciare il bottone di off. I nemici devono evitare che entro tot turni i ribelli riescano a spegnere questo off. Quindi possono fare catenaccio, possono decidere di buttarsi alla kamikaze solo per far perdere tempo. Insomma, non è il tipico ti picchio finché non sei fuori dal gioco. Ecco, questa è l'innovazione del gioco. Qua abbiamo gli Story Cubes. Questo è quasi un non gioco. A me piace per abituarmi anche a non incasinarmi con le parole, avere sempre qualcosa da dire, insomma, per creare qualcosa. Sono 9 dadi, adesso ne ho in mano solo 8, questo è il nono. Li lanciate sul piano di gioco, ogni dado ha 6 disegni differenti su di esso, li lanciate, dovete inventare una storia usando questi dadi, fine. Potete inventarla da soli, inventarla insieme agli altri, un dado a ciascuno, potete scriverla, potete giocarci facendovi le foto e mandarvele su WhatsApp durante l'ora di lavoro, insomma, non perché ve lo sto suggerendo, però... Cioè, ci sono... Non perché l'hai già fatto.
ci sono un sacco di opzioni possibili, sta in questa scatolina e vi dico, il bello è creare un qualcosa, non si vince e non si perde niente in questo gioco. Però secondo me il giocare, il tantissimo, me la disse un signore, giocavo alla Play, forse era la Play, c'era il Crokinole, un gioco di legno grossissimo che bisogna schiccherare dei dischetti all'interno di dei fori, mettiamola così. E questo signore praticamente mi stava annientando, eravamo qualcosa come 92, per darvi l'idea di com'era, dopo tipo tre lanci, cioè non... E... cioè, mi sentivo un po' così, perché lo vedevo sereno, ta, 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 molto serio. Arriva la moglie, signore in là con l'età, e gli fa: ma ancora giochi a questo? Giochi ai campionati italiani? Faccio: ah, cacchio, ecco perché sei così forte. Fa: ma continui a giocare, perché stai giocando qua? Lui si gira e fa: per passare del buon tempo. No. Vi assicuro che mi ha aperto un mondo, nel senso, aveva talmente piacere a giocare a questo gioco, che anche se la sua vita era giocare a quel gioco, aveva piacere a... fare un'altra partitina, non gli importava vincere con me, gli importava giocare a quel gioco. Mi è rimasto impresso, volevo condividere con voi questa cosa. Riffraff, allora, questa nave è una nave in tempesta, come vedete anche dalla scatola, e questo mi piace sempre metterlo in tavola quando voglio rompere nella testa delle persone il concetto del gioco da tavolo. Cioè, nel momento in cui una persona di gioco da tavolo ha in mente una plancia, dei dadi e delle pedine, io gli metto riffraff e dico: adesso spiegamelo. Cioè, come fai a dire che sono lo stesso gioco? Questo gioco semplicemente chiede, in questo, c'è un fantastico giunto cardanico nella sua base, permette alla nave di ruotare su più assi. Ogni giocatore, si gioca in quattro ma si possono fare anche squadre da più giocatori, dovrà cercare di piazzare un set di oggetti, tutti hanno lo stesso set di oggetti, su uno dei punti della nave senza far cadere. Tutto quello che cade ovviamente tornerà nella vostra riserva. Vince chi finisce prima gli oggetti o no. Qual è la cosa che rende il gioco più interessante di piazzo gli oggettini? È che avete un set di carte numerate da 1 a 10. Ogni turno segretamente potete usare una volta sola per partita una di queste carte. Io scelgo 3 e il mio oggetto in questo turno sarà messo sullo spazio 3 della nave. Da questo momento io non avrò più la carta 3, il prossimo turno sceglierò un'altra carta che sarà il 7 e così via. Quindi dovete decidere, mettere gli oggetti facili in basso, mettere prima sui piani alti così me ne libero. La nave è molto piena, vado tranquillo. La nave è vuota, mi gioco un 9 e provo a mettere in equilibrio qua sopra. Crea un pensiero, non pensate che ci sia chissà quale pensiero, non morirete di sangue dal naso per pensare a queste scelte, ma rende il gioco molto più interessante di un semplice impilare oggettini. Abbiamo quasi finito la carrellata. Tapum è un collaborativo uscito molto di recente, fantastico, è ambientato nella prima guerra mondiale, voi siete dei soldati e giocherete la guerra mondiale senza sparare nemmeno un colpo di pistola. È tutto basato sull'amicizia fra questi soldati. Voi dovrete semplicemente venire fuori dalla guerra, sopravvivere a traumi che vi capiteranno, traumi mentali, avrete delle fobie, delle paure, ci saranno dei problemi, e si restituisce tutto in una dinamica di piazzare in tavola a turno queste carte con delle minacce. Qua vedete ad esempio che c'è un proiettile e la pioggia, qua c'è una maschera antigas e la pioggia. Nel momento in cui in tavola ci sono tre cose uguali, che so, tre piogge, tre maschere antigas, la missione fallisce, tutti tornano a casa, le carte si rimescolano e si ricomincia. Se riuscite a fermarvi tutte, ritirarvi prima che ci sia questo tris, la missione se ne va, eliminate delle carte e andate avanti. Lo scopo è eliminare tutte le carte prima che il mazzo stesso finisca. Semplicissimo, vi dico, la dinamica è questa. Il bello è che non si può parlare, cioè potete parlare, ma non potete dire: io in mano questa, raga guardate che io devo giocare questa e il mio trauma mi obbliga a farlo. Dovete farlo capire, avete una dinamica per cui passare delle cioccolate calde agli altri giocatori, chi ne riceve di più può liberarsi di alcuni traumi che ha, quindi gli date un po' di conforto, e anche lì bisogna cercare di capire chi è davvero che ne ha bisogno, chi è da aiutare, senza poterlo dire: oh, passiamole tutte a lui, chiaramente. Perché? Perché se qualcuno pareggia come numero di tazze di cioccolata calda, nessuno avrà questo bonus, quindi solo chi ha più cioccolate, più carezzine sulla testa, insomma. Molto bello, vi dico, politico come gioco, il titolo Può l'amicizia essere più forte della guerra? Secondo me è un bel modo anche per risolvere il problema del giocatore alfa. Non so se avete mai sentito il termine. Nel discorso dei collaborativi, un difetto che ormai è strasuperato recentemente è che c'è il giocatore che faccio io, tu fai quello che dico io e vedrai che vince. Allora, tu fai questo, tu adesso fai così e vai di là, io fai questo. Gioca lui e gli altri sono passivi a muovere. In questo caso non si può parlare, ognuno deve mettersi in gioco per se stesso. Dixit.
Questo gioco è un gioco di quella tipica branca in cui non importa se vinci o perdi. Semplicemente si sta insieme, un giocatore ha delle carte in mano e ne selezionerà una fra quelle che ha in mano e la metterà coperta sul tavolo con un indizio. Ad esempio, non lo so, telecamere. Polo della COP, esatto. Cioè, può essere qualsiasi cosa, può essere anche arriva l'inverno. Decidete voi cosa fare. Ogni altro giocatore dalla sua mano metterà in tavola una carta che secondo lui è arriva l'inverno. Si mescolano e si girano. Ogni giocatore dovrà cercare di votare la carta del narratore di turno, quella che davvero è arriva l'inverno. Chiaramente avete delle immagini fantastiche, molto oniriche. Più difficile a dirsi che a farsi, e il bello è che se tutti indovinano o nessuno indovina, il narratore non fa punti, fanno punti solo gli altri. Se invece qualcuno sbaglia, quindi cercare di far indovinare tutti ma non proprio tutti, allora il narratore fa tanti punti, ne fa di più, e voi farete punti se siete riusciti a trarre in inganno qualcun altro. Quindi se la vostra carta si è presa due voti così a sgamo, farete anche voi dei punti. Molto interessante questo concetto di far indovinare quasi tutti. Ok, non è simile. È chiaro che se dite pesce gigante che mangia due bambini e mettete questa carta, probabilmente indovineranno tutti. Dovete un po', dite Pinocchio, magari perché uno gli ricorda la balena di Pinocchio, può essere che magari qualcun altro giochi, che so, una carta, questa no, se ci fosse un'altra carta che può ricordare Pinocchio, mi avete capito. Arriviamo qua davanti con Voodoo. Questo gioco è un gioco fisico in cui il vostro corpo fa parte dei materiali di gioco, perché si lanciano dei dadi e a seconda delle facce che escono potrete lanciare delle maledizioni agli altri giocatori al tavolo. Le maledizioni sono del tipo: prima di lanciare i dadi il bersaglio deve chiocciare come una gallina, oppure il bersaglio deve coprirsi un occhio con una mano, e questo vuol dire che lui si deve coprire un occhio per una mano finché è in atto la maledizione. Voi appena lanciate la maledizione fate tot punti. Nel momento in cui lui si dimentica, non ce la fa più, perché a volte avete da stare gomito sul tavolo, occhio sulla mano, gamba mai per terra e dovete saltare due volte prima di tirare i dadi, dopo un po' fisicamente non ce la potete fare, specie se vi arriva quell'altro che fa "ah, allora devi anche tenere le mani unite" e quindi dovete giocare tutta la partita così, una maledizione la spaccate e fate i punti, la maledizione si scarta e voi farete ulteriormente punti come riportato qua sopra. Fine. È chiaro che è un gioco da persone che vogliono mettersi in gioco, cioè se c'è qualcuno che un po' si vergogna o semplicemente dice "devi coprirti la mano con l'occhio con una mano". No. Ok, voi fate subito 2 più 2, 4 punti. Yuhu! Che gioco! Ok, cioè nel senso, se vogliamo trovare il difetto. Però se utilizzate il vostro corpo così e incastrate varie combinazioni, vi dico che c'è, vedete, deve stare su una gamba sola, deve tenere una mano sempre sul tavolo, prima di passare il voodoo deve schioccare due volte le dita. Dopo un po' vi assicuro che cominciate a dimenticarvi tutti i rituali che dovete fare. E chiudo con Agricola, che questo l'ho portato perché forse il mio gioco preferito, non lo so, comunque quello più rappresentativo secondo me della categoria del piazzamento lavoratori. È un gioco chiaramente tosto, i materiali sono, anche se vogliamo, freddi, ci sono tantissime carte con tanto testo da leggere, eccetera. Piazzamento lavoratori è una dinamica per cui ognuno ha questo tondolone che è il suo lavoratore da piazzare su uno degli spazi azione che c'è sul piano di gioco. Voi selezionate mettendo il vostro tondo su quel posto del piano di gioco e farete l'azione che c'è scritta, né più né meno. Il fatto è che nessun altro per quel round potrà più selezionare quell'azione. Quindi statuto nel tempismo, decidere quali azioni volete fare e fare in modo di sceglierle prima che qualcuno ve la blocchi, perché se vi blocca quella, allora le altre due, cacchio, adesso non posso più farle, devo selezionare altro. Avere un piano B, quindi molta adattabilità, anche una buona dose di immersività, perché contate che in questo Agricola voi potrete arare dei campi, piantare degli ortaggi che nasceranno e spontaneamente vi arriveranno in casa, allevare animali, se mettete una coppia di animali nasce l'animaletto figlioletto, potete ampliare la casa, farla più grossa, fare nascere un figlio, sia che avete una stanza per accoglierlo, sia non avere lo spazio sufficiente, insomma simula la vita di un contadino della Brughiera, per quanto possa essere spettacolare la vita di un contadino della Brughiera piuttosto che avere tipo da pilotare una TAT, nel senso, questi sono i due estremi, ma questo dà proprio la soddisfazione per chi cerca un gioco in cui dice se io sono più bravo, indipendentemente dalla fortuna, solo per il numero di partite, per la testa che ci sto mettendo, voglio vincere. Quindi
l'altro spettro della cosa. Direi che chiudo qua, poi di là... Allora, hai fatto 23 minuti praticamente. Poco più di un minuto a titolo. Esatto. Cioè, è... Sei in una media eccezionale. Considerando che c'eri in mezzo dei cinghiali. Così. Mi sono dilungato un po'. Ok. Sì. Abbiamo fatto la carrellata, abbiamo parlato già prima di tutto quanto. Quello che si rimane da fare appunto è giocare a questo punto. Quindi... A questo punto apriamo biblioteca, ci spostiamo al piano di sopra con i titoli che abbiamo, non so se vogliamo portare su anche questi, l'unica cosa che dobbiamo fare di su, che quindi si smetterà un po', e apriamo, si rimane fino a ora di cena, quindi fino alle 8, 8 e mezza, apertura biblioteca, tutte le partite che volete, noi siamo disponibili a spiegare i giochi. Se volete provare qualcosa di particolare. Se avete curiosità adesso, esatto. Da domande ora o domande... mai più, no, non è vero, anche su saremo disposti. Esatto, cioè io comunque sono qua, quindi se avete curiosità eccetera, sia sui giochi gli altri che ho portato, ma anche proprio su qualcosa che ho detto che magari boh non vi torna, qualche curiosità. L'ultimo sì. Il suggerimento dal pubblico? Vai. I prezzi del mercato adesso. Allora, buon punto, nel senso, gran parte anche della scelta può voler dire quello. Allora, i prezzi sono molto vari e spesso dipendono, allora diciamo che principalmente dai materiali che trovate all'interno, quindi giochino più piccolo, con meno materiali, solitamente costa meno. In realtà il costo di un gioco dipende anche da mille altri fattori che sono difficili da valutare, ad esempio un gioco di sole carte, ma le carte sono tutte uguali oppure a gruppi di tot carte, costa molto meno di un gioco di sole carte ma tutte con illustrazioni diverse, perché ovviamente c'è un disegnatore che le ha disegnate, deve essere pagato, queste cose che ognuno deve mangiare, insomma, questo è. Possiamo dire però che su questo tavolo abbiamo giochi che vanno da una decina di euro scarsi. Ci sono giochi, appunto, mi viene in mente gli Story Cubes, per esempio, ma anche The Resistance forse già sui 15, ma abbiamo comunque Patchwork, che siamo sui 10-15 euro, ma ci sono giochi anche sui 7 euro, cioè sotto la soglia di 10 euro, Storie Nere tipo 9 euro, una cosa simile, e andiamo dall'altra parte dello spettro, forse quello sul tavolo che in questo momento costa di più può essere Assalto Imperiale, che è sui 70 euro, 70-80 adesso a seconda della tiratura, ma capite bene che comunque ci sono degli stampi, una produzione di un certo tipo, ma sappiate che esistono anche giochi, ad esempio recentemente è uscito Gloomhaven, ci sono vari giochi che escono su Kickstarter che possono superare tipo Medioevo Universalis, credo che sia sopra i 300 euro la versione del gioco, quindi chiaramente vi portate a casa un pallet di roba, nel senso, cioè avete bisogno di un muletto per portarveli in giro. È chiaro che come per tutte le cose c'è tutto uno spettro, cioè che non vuol dire necessariamente costa di più alta la qualità, ma vuol dire che gli editori al momento sono in grado di soddisfare tutte le necessità. Vi dico, un gioco come Riff Raff, quello costa sui 50 euro ad esempio, ma c'è tutto un discorso del legno intagliato, tutti i pezzi sono di legno, tutti rifiniti eccetera, quindi ha un costo produttivo alto. Chiaramente un Agricola, ormai quella è la terza ristampa, forse è uscita addirittura la quarta ristampa, con tutte le tirature che ha fatto eccetera, arriviamo forse sui 30 euro, che se volete non è paragonabile, ma immaginate quante copie abbia venduto Agricola nel corso dei decenni. Quindi questo è, diciamo che vi posso dire che tra i 30 e gli 80 euro trovate il grosso comunque dei giochi da tavolo, ecco, mettiamola così. Già sui 30 trovate giochi che tipo questi, che siedono a tavolo un buon numero di giocatori e sono soddisfacenti, e secondo me l'estremo è 80, sopra gli 80 può essere già un qualcosa dove doverci pensare magari un paio di volte in più, ecco, prima di fare l'acquisto, deve essere proprio ponderato, anche perché vi portate a casa questo malloppone, se poi non reggete il regolamento o le miniature vi interessano fino a lì, in realtà poi cioè, in qualche modo dovete farlo fuori, cioè il mercatino, la legge del mercatino dice almeno fammi via il 20%, insomma, questo è. Ok. Avevo un ultimo punto dove si possono trovare informazioni riguardo ai giochi da tavolo. Beh, chiaramente magari su dei canali YouTube, esatto, ad hoc. E basta. No, beh, allora, innanzitutto, in rete è la cosa più comoda, a portata di cellulare di tutti. Trovate siti come in italiano, parliamo in italiano, c'è cioè la Tana dei Goblin. Aspetta, forse ce l'avevo il numero.
sulla Tana dei Goblin, ad esempio, che è proprio il sito ufficiale, diciamo, di questa community italiana, hanno, vabbè, 19.500 iscritti, sì, mi ero scritto sta cosa, di cui, tra cui 9.000 articoli e anche 3.500 recensioni, quindi diciamo che lì trovate informazioni, c'è un forum super attivo, quindi se avete dubbi, consigli da chiedere, eccetera, lì vi rispondono, insomma, è una specie di isola di salvezza sulla rete. E poi ci sono vari blog che scrivono di queste cose, ci sono quelli più amatoriali, ci sono quelli più tipo portale. Come portale mi viene in mente Giochi sul nostro tavolo, vabbè, un po' perché anche ci collaboriamo, ma perché ogni giorno almeno un articolo, se non due, escono. C'è Gioconauta, che è un altro portale, anche loro hanno filmati, hanno articoli, interviste, eccetera. C'è Gioconomicon, che è più orientato come se fosse una rivista virtuale, quindi ci sono informazioni di questo tipo. Poi ci sono, vabbè, siti a livello mondiale come Board Game Geek, che è il database mondiale dei giochi, li ha registrati tutti, anche solo la pagina, su quella pagina trovate delle foto, delle informazioni, magari qualcuno che lo vende, insomma, di ogni gioco c'è una scheda infinita di cose relative a quel gioco. E in realtà poi altre cose, vabbè, ci sono canali YouTube, ma al di là del mio ci sono tutorialisti come ad esempio Alchila, forse il più famoso che c'è in Italia, è nato un paio d'anni prima che nascessi io, tra l'altro, cioè io guardavo Alchila quando ho iniziato. Lui spiega il gioco dalla A alla Z, quindi sostituisce in qualche modo il regolamento, chiaramente non entra nel merito di qualsiasi regoletta o preparazione del gioco, ma è molto chiaro. Ci sono persone che fanno una cosa a metà, molto bella anche dal punto di vista grafico, come Sgananzium, Andrea Bianchin in realtà, che fa video di questo tipo. Ci sono video anche ironici, come ad esempio quelli di Monster in a Box, Tux è questo ragazzo che prende giochi vecchi, magari anche orribili, tipo Operazione Trionfo, giochi quelli proprio becerissimi, e li massacra per tipo 20 minuti. È molto bravo, molto teatrale, nel senso, quindi tutti in lingua italiana, questi ve li sto elencando, e vabbè, se cercate in lingua inglese, vabbè, YouTube è una miniera infinita. Però, diciamo, se iniziate da La Tana e questi due o tre portali, iniziate ad avere una piccola indicazione su qualcuno che dà informazioni con un certo rigore, mettiamola così. Faccio una domanda io. Sì. Dai qualche notizia sul mondo crowdfunding e parla per mencionare tu Kickstarter? Allora, è un argomento vastissimo, nel senso, anche lì abbiamo fatto già una chiacchierata, vi sponsorizzo questi hangout, in realtà cerco di fare una volta al mese chiacchierata con esperti del settore, in cui parliamo di argomenti tecnici, diciamo, un po' pallosi per il pubblico comune, però se volete approfondire appunto argomenti così, il Kickstarter, per chi non lo conoscesse, cos'è? Dico Kickstarter perché è per antonomasia il crowdfunding. In sostanza, io ho un progetto, tipo, ho inventato questo gioco, secondo me è bellissimo, voglio però produrlo, mi servono $30,000 per pagare il disegnatore, quello che mi fa le miniature, che mi presenta la scatola e lo spedisco. Chi me li dà? La crowd, la folla, ovvero sia chiede a ognuno di voi di darmi, il gioco varrebbe 30, ti chiedo 35, se tu mi dai €35 io con tutto quello che ho in più vado in produzione, produco e ti mando a casa la scatola. Questo ha dei super pro e dei super contro. Super pro perché solitamente ci sono cose tipo gli stretch goal, ovvero il gioco base è questo, però se raggiungiamo quota, me ne servono 30.000, 60.000, io dentro vi metto le statuette grosse così delle sette meraviglie del mondo, sto inventando, sette meraviglie del mondo, e se arriviamo ai 200.000 dentro mettiamo anche un libro in cui si spiegano tutte queste cose e altre 10 plance addizionali per giocare, più un nuovo mazzo di carte, no? Quindi voi con il prezzo di una scatola normale avete un super mega gioco, quindi questa forza della folla ha prodotto anche cose come Exploding Kittens, che appunto è il rovescio della medaglia, cioè questo gioco è un giochino di carte su cui ci sono dei gattini disegnati bene. Vabbè, è una storia quasi a parte, esatto, perché è un disegnatore famoso, esatto, online, quindi... Diciamo però che non è che stai pagando una grafica realistica, eccetera. No, assolutamente. Gioco di gattini in cui semplicemente dovete giocare sti gattini per fare in modo che con certe combinazioni di gattini sul piano di gioco gli altri esplodano. Questa è la trama del gioco. È in realtà anche abbastanza semplice come gameplay, banale, non è brutto, io sono giocato, nel senso, sì, non posso dire che sia accattivante, però questo ha tirato su più di $2 milioni, ragazzi, non sapeva più, cioè l'autore si è trovato in condizione che ha cominciato a fare la scatola e quando l'apri fa miau, ok, ha creato una seconda edizione Exploding Kittens nello spazio, tipo una roba simile, ha fatto allora delle magliette, ha creato la scatola dentro tutto in velluti, cioè
non sapeva più cosa inventarsi, perché quel gioco in realtà non aveva modo di dire vi do altre statuette grosse così che potete pilotare davvero, cioè è un gioco di carte di gattini. Questo è trovato con 2 milioni di dollari una casa, un garage che ha dovuto comprare per stoccare queste scatole, perché quando le ha prodotte poi doveva mettere da qualche parte, quindi aveva dei grossissimi problemi. E questo, diciamo, è il rovescio della medaglia. L'altro rovescio, se una medaglia a tre facce, è che spesso su Kickstarter prendete delle ciofeche. Cioè, mentre in un gioco edito c'è un editore che ha delle competenze, ha un'esperienza, ha dei contatti, ha un team di sviluppo, parla con l'autore, c'è un team di playtest di un certo tipo, ci sono eventi come IDEA G, eccetera. Quindi un gioco che esce da un editore può piacere o non piacere, ma proprio che sia brutto, cioè, probabilmente aveva 40 di febbre quel giorno l'editore. Su Kickstarter ci sono giochi che dicono: ah, strabello, bellissimo, vedete materiali stupendi, eccetera, recensioni, tutti dicono che è bellissimo, ah, approvato dai migliori giocatori, ed è orribile. Il problema è quello che non c'è magari l'esperienza, perché i materiali vengono fuori male, oppure sforano con i prezzi, allora tagliano su qualcosa. Siccome devono uscire entro maggio, che l'hanno promesso, ci vorrebbe ancora una decina di partite per bilanciare quella razza lì, vabbè, facciamo che non se ne accorge nessuno, e chi usa quella razza vince anche se gioca bendato, per intenderci. Cioè, vengono fuori degli abomini da Kickstarter, quindi non sto dicendo che è il male. Dico però che è difficile gestire il mondo Kickstarter, bisognerebbe riuscire in qualche modo a provare il gioco. Ci sono tanti che danno le demo stampa e gioca, print and play, che però comporta un esborso di tempo e materiali che non tutti possono avere. Cioè, finché devo rifare questo giochino ci metto 10 minuti, provate a rifarvi questo, anche se dovete ritagliarvi questi su dei tondini piatti, sono tantissimi, dovete farvi tutte le plancette, avete voglia di provarlo. E lì non lo so, quando si parla di giochi da 300 euro, come abbiamo detto prima, c'è da incrociare un po' le dita, insomma. Quindi è una realtà che io non demonizzo da un certo punto di vista, però in tanti secondo me la stanno prendendo un po' come: ah, gli editori non mi capiscono, il mio gioco è bellissimo, lo mando su Kickstarter. Se gli editori tutti ti dicono che il gioco non funziona, non è bello, gli editori, siccome investono soldi e il loro pagare il mutuo a casa dipende da quello, cioè gli editori sono delle ditte, ragazzi, probabilmente è perché sanno che quei soldi che investirebbero sul tuo gioco non gli ritornano. Questo è. Ok, altre domande? Io. Sì. Vai. Visto che vedo che non ci sono comunque titoli con porzioni del gioco acquistabili separate, non chiedo cosa ne pensavi di giochi cosiddetti collezionabili? Allora, compagnia, cioè si sono estranei a quello che stiamo vedendo. Allora, no, sono includibili in realtà, però allora sono un mercato a sé stante i collezionabili, cioè quelli dove tu hai un mazzo, però per essere competitivo devi star dietro, comprare sempre. Io esco da un tunnel di Magic di quasi 10 anni, nel senso, in tanti siamo usciti da tunnel di Magic probabilmente. In realtà non tanto per il costo, perché ero arrivato più o meno a riuscire ad autosovvenzionarmi, scambiavo le carte che vincevo ai tornei per comprare mazzi nuovi, giocavo solo standard e draft, per parlare il gergo così, ma per un discorso che ti assorbe totalmente. Per giocare a Magic in maniera decente, cioè se giochi con gli amici va stra benissimo, se vuoi giocare in maniera competitiva devi seguire i vari siti, seguire i vari risultati dei tornei, o giocare quei mazzi lì o provare mazzi che in realtà se la giochino bene con quei mazzi lì, e vuol dire fare tante partite durante il giorno. Diciamo, se giochi a Magic, giochi a Magic. Adesso, oltre che devi cercarti le carte che ti servono, ci sono carte che possono valere anche 100 euro l'una. Io ricordo qua, vabbè, lasciamo stare il tipo 1, il vintage, però quando ho smesso io, per esempio, i Jace valevano, ho iniziato che valevano 20 euro, quando li ho venduti valevano 90, cioè questo è il valore di una carta, per dire, dovevi averne 4 nel mazzo. Adesso un po' il mercato si orienta su verso i living card game, LCG. Cosa sono? Sono dei giochi come ad esempio Trono di Spade, Netrunner, giochi di questo tipo, dove esce un'espansione e ti dicono: la scatoletta è questa. Se tu ne prendi una copia, hai una copia, adesso sto semplificando, di tutte le carte dell'espansione. Quindi nel mazzo tu puoi mettere 3 copie di ogni carta, se prendi 3 scatolette di queste hai tutte le carte. Quindi non c'è più il concetto di raro, comune, carta che non si trova, carta inflazionata, così. Voi comprate 3 scatolette di queste e hai tutte le carte.
Non hai bisogno neanche di scambiare, non esiste il concetto di scambi, mercatino. Le hai tutte, non c'è nessuno che ha solo quella carta o gli manca quella carta, le ha tutte. Il contro è che esce l'espansione nuova e tu sei costretto a comprare tre scatolette intere. Quindi da un lato non hai più il mercato secondario, hai meno problemi a star dietro al mercato, dall'altro l'esborso è più alto perché se di quell'espansione c'è una sola carta giocabile ma ce ne vogliono tre copie, tu devi comprare tre scatole. Ho semplificato, in realtà poi non è che c'è solo una carta, in realtà le espansioni che sono molto ben studiate, in realtà il fenomeno LCG tra Netrunner appunto così è molto sviluppato, c'è tutta una serie di tornei italiani molto ben fatta, però diciamo esula un po' da questo di divulgazione, è un po' verticale, questo è più orizzontale. Altre domande? Ok. Giochiamo. Giochiamo, allora diciamo, direi che giochiamo. Adesso è un'affermazione. Questa è una... Giochiamo. Ok. Bene. Grazie. Ok.